ben vengano queste giornate che sicuramente avvicinano soprattutto il laboratorio alla tecnologia in senso più ampio. Il laboratorio, non tutti lo sanno, ma riveste un ruolo fondamentale nella medicina. Si dice che addirittura il 70% delle diagnosi avvengono grazie a un dato di laboratorio. Per cui ben venga il laboratorio e ben venga un laboratorio ad alta tecnologia, come quello che stiamo cercando di descrivere oggi. Un laboratorio che è fatto sì di processi, noi diciamo, di ingegnerizzazione, cioè dobbiamo immaginare questi grossi laboratori in grado di dare origine ad un numero di referti veramente notevoli, grandissimi ogni giorno, ma anche quei processi all'interno del laboratorio che portano il laboratorio al di fuori di quelle che sono le mura, le cinta dell'ospedale, ma che addirittura raggiungono il paziente. Si parla sempre di più di questi strumenti analitici che tecnicamente noi indichiamo come self-testing, self-monitoring, sono piccoli apparecchietti che noi abbiamo imparato a essere il piccolo coagulometro, il piccolo apparecchietto per il controllo della glicemia, ma che pur essendo decentrati al letto del paziente, a casa del paziente, devono invece essere sempre più gestiti con una modalità come se fossero dati di laboratorio all'interno dell'ospedale. Per questo, per il medico di laboratorio, per il professionista di laboratorio, stiamo sempre più auspicando una tecnologia che sia in grado di raccogliere questi dati, ma dare sempre più evidenza della qualità del dato analitico, perché noi non forniamo dei numeri. Il laboratorio non dà dei numeri, ma dà delle evidenze dello stato di salute dei pazienti. Altro aspetto che verrà trattato nella giornata di oggi, che è particolarmente a cuore del medico di laboratorio, del professionista di laboratorio, è soprattutto la crescita professionale del personale tecnico che collabora insieme al laureato alla formulazione del dato di laboratorio. Verrà sempre più evidente in questa giornata il livello di professionalità e la competenza che è richiesta al tecnico di laboratorio. E per finire, l'ultimo aspetto, ma non meno importante, quelle che sono le possibilità di crescita della tecnologia nell'ambito della diagnostica. E un esempio ci verrà dato dalle nanotecnologie, cioè qualcosa di veramente piccolo, una diagnostica e una metodologia di approccio al lavoro di laboratorio, ma che può diventare uno strumento per il futuro per arrivare a più presto alla diagnosi.